Nel tutorial di oggi lavoriamo insieme questo anello. A me piace tantissimo e penso che ne farò diversi altri con diverse perline. È un anello abbastanza semplice da realizzare. Vedremo una sequenza e poi si ripeterà più volte quella sequenza di punti. Possiamo utilizzare tutti i tipi di perline che vogliamo, purché ci piaccia come stanno insieme. Ma non perdiamo altro tempo e passiamo al tutorial. Per questo progetto ci serviranno filo cotone cablé numero 5, perline di diverse misure a nostro gusto, pendagli, una base per anelli, un ago da lana, un ago per infilare le perline, una forbice e un uncinetto da 1,5 mm. La prima cosa da fare per realizzare questo anello è infilare tutte le perline e per questo avremo bisogno appunto di un ago per infilare le perline. Ci sono diversi tipi di aghi. Io di solito utilizzo questo perché va bene per tutte le perline, anche quelle con i fori più piccoli. Possiamo utilizzare tutti i tipi di perline che ci piacciono di più e mettere insieme a nostro gusto. In questo caso non c'è un ordine specifico in cui infilare le perline, ma le infilate proprio un po' miste. E poi, se li desideriamo, possiamo utilizzare dei pendagli che utilizzeremo in un secondo momento, quindi non serve infilarli prima, ma li inseriremo nel lavoro nei punti che preferiamo durante la lavorazione. I pendenti o li comprate già fatti oppure potete farveli voi. Ho un video in cui vi spiego come realizzare un pendente e ve lo lascio linkato nel box informazioni. Come base per l'anello io ho scelto questa, quindi è l'anello con un cerchietto in cima, e vedremo come lavorare insieme filo, perline ed anello. Per realizzare questo anello ripeteremo più volte la stessa sequenza. Li ho chiamati ventagli e questo è uno schema riassuntivo di come lavoreremo questo ventaglio. Per sapere quante perline inserire, calcolate che per ogni ventaglio ci sono circa 30 punti in cui inseriremo le perline. Io per il mio anello ho lavorato 5 ventagli, voi potete lavorarne di più o di meno a seconda di quanto pieno volete l'anello. Quindi 30 punti lavorati con le perline, dovete calcolare voi che perline inserire e quante. Per esempio, per le schegge utilizzerò una scheggia in un punto, ma per queste perline piccole metterò 3 perline insieme nello stesso punto. Quindi nel momento in cui inserite le perline fate il calcolo di quante perline vi servono. Per essere sicuri mettete sempre più perline di quelle che pensate che vi servano. Io ne ho inserite circa per lavorare 200 punti con le perline. Cominciamo con un nodino iniziale, quindi facciamo un cerchietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, portiamo sotto, estraiamo il filo e tiriamo. Prendiamo l'anellino, entro nel cerchietto qui sopra e facciamo una catenella. In questo modo abbiamo agganciato il filo. Questa codina la lasciamo qui e la nasconderemo in seguito. Io ora vi mostro una sequenza, poi durante tutto l'anello ripeteremo questa sequenza. Lavoriamo 6 catenelle, 4, 5, 6. Lavorate le 6 catenelle, portiamo avanti un po' di perline. Così, in maniera da poterle lavorare. Ed ora, partendo dalla seconda catenella dell'uncinetto, lavoriamo nella seconda catenella un punto basso. Quindi entro, porto fuori il filo e prima di chiudere il punto avvicino la perlina. E chiudiamo il punto basso. E questo è il risultato. Nella prossima catenella voglio inserire 3 di queste perline piccole. Quindi ho visto che per inserire queste perline preferisco lavorare un punto bassissimo anziché basso. Quindi per prima cosa avviciniamo le perline alla lavorazione, entriamo nel punto e lavoriamo il punto bassissimo. Nel prossimo punto lavoriamo un punto bassissimo senza perline. Così. Ed ora lavoriamo altre 3 catenelle, 1, 2, 3,
In questo modo creiamo un altro rametto. Quindi se questo era un primo rametto, qui ne creiamo un altro pezzetto. E come prima, nel primo punto, quindi partendo sempre dalla seconda catenella dall'uncinetto, lavoriamo un punto basso con la perlina, quindi porto fuori il filo, avvicino la perlina e chiudo il punto. Nel successivo, per esempio, mettiamo altre 3 perline con un punto bassissimo, quindi entro nel punto, avvicino le 3 perline e chiudo il punto bassissimo. E proseguiamo. Quindi proseguiamo con il punto successivo, entro con un punto bassissimo e facciamo un altro rametto. 3 catenelle. E qui potremmo chiudere, per esempio, 3 catenelle insieme, sempre con un punto bassissimo, sempre a partire dalla seconda catenella dell'uncinetto. Ma questo dipende da che perline vi arrivano. Ma a parte le perline diverse, la lavorazione è sempre la stessa. Facciamo ramettini e nei rametti mettiamo perline. Quindi nel prossimo punto mettiamo ancora, per esempio, un gruppo da 3 e chiudiamo con un punto bassissimo e passiamo alla catenella successiva, quindi torniamo nelle prime catenelle lavorate, ne avevamo avanzate 2 da lavorare, entriamo qui e facciamo un punto bassissimo e lavoriamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e ricominciamo lavorando perline in ognuno dei 3 punti successivi, quindi partendo sempre dalla seconda catenella dell'uncinetto, lavoriamo punti bassi o punti bassissimi con le perline. Così. E portiamo avanti un altro po' di perline. Ora lavoriamo anche nell'ultima catenella delle 6 iniziali, lavorando un punto bassissimo, e lavoriamo altre 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. E ricominciamo. Nel primo punto facciamo un punto basso con una perlina. Nel successivo punto mettiamo, per esempio, 3 perline. Qui fare punti bassi o bassissimi è una vostra scelta. Non cambia molto, cambia, diciamo, il risultato finale, ma solo esteticamente, non cambia lo schema. Nel prossimo punto lavoriamo un punto bassissimo senza perline e facciamo un altro rametto, quindi 3 catenelle inseriamo le perline. Sempre partiamo dalla seconda catenella dell'uncinetto. Scendiamo ancora di una catenella con un punto bassissimo. Scendiamo ancora con un punto bassissimo e torniamo sulla prima catenella di base. E questo è il risultato che cominciamo ad ottenere. Diciamo un ventaglio frastagliato di ramettini.
Lavoriamo un ultimo rametto, quindi facciamo altre 5 catenelle. E ricominciamo a lavorare perline. Quindi sempre sulla seconda catenella dell'uncinetto, portiamo avanti le perline, le chiudiamo con un punto basso o bassissimo. A seconda delle perline e a seconda del vostro gusto. Nel prossimo punto portiamo avanti ancora un po' di perline. Nel prossimo punto facciamo un punto bassissimo. Lavoriamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e ricominciamo. Ora torniamo alle catenelle di base e continuiamo a inserire perline fino ad arrivare all'anello. E questo è un primo ventaglietto. Come questo ne facciamo tanti quanti vogliamo fino a riempire tutto l'anellino. Questo qui sotto. Nella lavorazione con le perline, questo è il dritto del lavoro in cui abbiamo lavorato, con le perline il dritto risulta sempre sul retro, che è dove vediamo tutte le perline. E questo è il risultato di un ventaglietto. Per inserire un pendente sarà sufficiente prendere il pendente e infilarlo nell'uncinetto, così, e fare una catenella passando per il pendente e per l'asola dell'uncinetto, così, e proseguiamo il lavoro normalmente. Questo lo possiamo fare o in mezzo a un ventaglietto oppure tra un ventaglietto e l'altro, dove preferiamo, e possiamo inserirne quanti vogliamo. Una volta lavorato il numero di ventagli desiderato, lavoriamo una catenella di sicurezza, tagliamo il filo e con l'ago nascondiamo sia la codina finale che la codina iniziale all'interno della lavorazione. Una volta lavorati 5 ventagli, otterremo questo. Se apro il lavoro, potete vedere, intravedere l'anellino che è completamente coperto. A me sono bastati 5 ventagli, poi vedete voi se ne volete lavorare di più o di meno, dipende quanto pieno volete l'anello. In questo tipo di lavorazione non è importante se facciamo una catenella in più, una catenella in meno, un rametto in più o un rametto in meno, perché vedete che lo scopo è quello di creare un volume pieno e quindi non ha importanza proprio il punto. È importante che sia, secondo me, appunto bello pieno. E vedete anche che pur avendo inserito le perline senza un ordine, l'anello è venuto bellissimo, anzi secondo me viene meglio così che non progettando come mettere ogni perlina, anche perché poi così vengono tutti diversi uno dall'altro. Io sono molto soddisfatta del risultato, mi piace tantissimo e spero tanto che piaccia anche a voi. Non vedo l'ora di farne molti altri di altri colori e di vedere quali saranno le vostre interpretazioni di questo anello. Aspetto le foto sulla mia pagina Facebook e i vostri commenti qui sotto. Come al solito vi ringrazio di avermi accompagnata anche in questo progetto, spero tanto che vi sia piaciuto e che vi possa essere utile. Vi mando un grande abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!